cose che non so, le riferisco del relato, ma insomma il tema è questo. Si vuole bloccare perché si vuole, come dire, congelare la situazione nella speranza di poter tornare indietro. Io credo che questo non sia fare il bene alla città. Questo è il punto, guardate, è molto semplice ed è una decisione politica e io vorrei che quello che adesso parlo, diciamo, degli affetti personali e della mia parte, quello che il presidente Vendola non è stato in grado di fare per la notoria opposizione di alcuni consiglieri regionali della sua maggioranza, e che poi l'università ha rinunciato a insistere sia con Giulio, sia con il rettore attuale, sia con quello precedente a Giulio, e che il comune ha rinunciato a insistere. Beh, prendiamola una decisione, prendiamola. Guardate, il 15 giugno del 2007, 11 anni fa, Leo Di Gioia, mi perdonerete se faccio anche dei nomi, propone come capogruppo di un partito di opposizione nel Consiglio Comunale un ordine del giorno che poi assorbe un altro ordine del giorno del capogruppo della maggiore forza della maggioranza, che era Raffaele Piemontese. E questo ordine del giorno dice: considerato che tutti questi sono beni della città, il Comune invita la Regione a sedersi a un tavolo, trovare una soluzione e trasferire i cavalli alla masseria Giardino, disse Ciliberti, allora sindaco, che è una struttura bellissima, con delle stalle settecentesche, quindi una struttura non è strana, non stiamo pensando a un capannone industriale, che è in rovina e che oggi, dal mio punto di vista, lo dico sciaguratamente, l'amministrazione comunale pensa a privatizzare, cioè a disfarsi di questo cespite. Io dico, è proprietaria, perché non chiede alla Regione, che è la proprietaria a sua volta della struttura dei cavalli, che ha una funzione produttiva, che adesso è mortificata, perché l'unico difetto del progetto, ma non dipende certo dai progettisti, è che noi abbiamo i cavalli in pieno centro, sempre l'amico avvocato Cavallerizzo di cui prima mi diceva, i cavalli sono sensibili ai rumori del traffico, non è una sede ottimale per il benessere animale, io non lo so se sia vero, ma mi chiedo, una sede più grande, la Regione ce li ha i fondi, ce li ha nel piano dello sviluppo rurale e ce li ha nel FESR, e questo lo so bene, perché Leo Di Gioia, che è assessore all'agricoltura, e Raffaele Piemontese, che è assessore al bilancio, non si siedono col sindaco di Foggia, Franco Landella, e non decidono un accordo che con i fondi regionali consenta di ristrutturare Masseria Giardino, di valorizzare quindi in zona del Parco dell'Incoronata un cespite patrimoniale importante della città, a spese della Regione peraltro, consentirebbe alla Regione di avere una sede più degna per i cavalli e più utile per una pluralità di funzioni produttive che potrebbe avere quella struttura, ai cittadini di avere il parco. A me sembra che questa sia la soluzione più assennata. Non si può fare Masseria Giardino un rudere, motivo di più per farlo. Ci sono soluzioni migliori, l'ex ovile nazionale? Io non credo. E ricordo che la Regione studiò questa ipotesi sotto gli auspici dell'allora assessore.